Notizia che è arrivata questo pomeriggio: Lautaro Martinez ha rinnovato il contratto fino al 2029. Non è una sorpresa, nel senso che, insomma, Michele, ne avevamo parlato tanto a giugno, no? Era arrivato l'accordo, l'intesa, però mancava l'ufficialità, che invece adesso c'è. Quindi Lautaro Martinez fino al 2029, capitano, leader, anche quest'estate atteggiamenti molto importanti, no? È rientrato prima dalle ferie, si è fatto trovare in condizioni splendide anche dal punto di vista fisico. Cioè, mi dà proprio l'idea che ormai lui sia il vero leader, no, di questa squadra. Sì, anche questa scelta che dicevi, perché poi dici, vabbè, ma cosa sono due giorni di ferie? Sono segnali comunque importanti. Di attaccamento certo, che dai al gruppo. Comunque non è che se l'era meritato, perché ha fatto la Coppa America, ha segnato in finale, capocannoniere, fino al 14 di luglio. Quindi tutti avevano avuto 23-24 giorni. E invece è tornato due giorni prima per dare il segnale, anche perché si erano fatti male Taremi e Arnautovic, che tra l'altro forse domani o dopodomani rientrano in gruppo, quindi diciamo che l'emergenza in attacco per la prima giornata non dovrebbe esserci. Ma per tornare a Lautaro, Marotta aveva già detto che c'era stata questa firma durante l'estate, ma perché si è aspettato fino alla settimana del campionato? Perché si voleva proprio presentare in grande questa scelta, e quindi con anche i video emozionali, con fotografie particolari che l'Inter in queste ore andrà facendo, perché è un rapporto che, con la fascia da capitano, con la vittoria dello scudetto, diciamo, è diventato quello che tutti, anche che i tifosi, riconoscono come figura, non solo lo spogliatoio. Cioè, l'Inter ha avuto, dopo Zanetti, diverse figure. C'è stato prima Ranocchia, che è durato per un anno, poi c'è stato Icardi, che però ricordiamo come gli è stata tolta la fascia, comunque era un Inter che non vinceva. Poi Handanovic, però gli ultimi anni, soprattutto l'ultimo anno di Handanovic, la fascia è girata tra Brozovic e Skriniar è stato l'erede designato. Cioè, questa fascia non trovava più un padrone, o comunque un giocatore in cui tutti si potessero rivedere. Il capitano, Giacomo qua ce lo può spiegare meglio, non è solo Bergomi, per esempio, lo dice sempre, non è solo quello che mette il pezzo di stoffa, è uno che deve essere lì. Non è sempre lui. Invece qui Lautaro, tra l'altro, i compagni riconoscono, insieme ad altri, perché nello spogliatoio dell'Inter ci sono anche i Barella, i Cialanoglu, i Di Marco, Bastoni, è anche abbastanza democratico, sembra, da quello che ho saputo, il metodo, lo dicono anche i compagni, no? Fa queste piccole anche riunioni, a volte ci sono, perché sono, è magari più giovane, è arrivato a 26-27 anni adesso a vestire la fascia, però non ci sono dubbi da nessuna componente che possa essere lui il riferimento. E questo l'ho visto nell'anno da capitano, ti faccio un paio di esempi. Quando l'Inter è andata ai calci di rigore con l'Atletico Madrid, l'Inter ha perso, ha sbagliato tre rigori, ha sbagliato pure Lautaro, ha accompagnato i giocatori verso il dischetto. Oppure quando lui poteva segnare i calci di rigore per battere i record nella classifica capocannonieri, lasciava Cialanoglu perché ha capito che lui non li sbaglia, mentre Lautaro li sbagliava. Quando c'era da tornare a centrocampo, ha fatto il centrocampista. Quando il mondiale in Argentina, ha giocato con l'Atalanta con le infiltrazioni. Cioè, diciamo che questa fascia se l'è meritata e oggi è riconosciuto da tutti. Giacomo, ne parlavamo anche fuori onda, no? Possiamo raccontare questo retroscena. Anche tu mi dicevi che, insomma, lui è veramente un esempio, sì, no? Ed è riconosciuto da tutti questo all'interno dell'Inter. No, ma lo percepisci quando guardi la partita, nel momento in cui, non solo come ha detto Michele, io guardo anche come si pone verso gli avversari, quando un avversario subisce una botta o sbaglia. Cioè, è un ragazzo che ha una maturità incredibile, ha un modo di porsi eccezionale. Ecco, mi ricorda molto nel modo di porsi Zanetti, se mi posso permettere. È un giocatore che lo spogliatoio sicuramente lo segue a 360 gradi. È un giocatore che poi alla fine, se vai a vedere i numeri, ti porta anche a casa dei numeri pazzeschi, dove comunque te, che sei il suo compagno, sai perfettamente che tu lì davanti, oltre ad avere il capitano che ha la fascia sul braccio e tutto quanto, ma è uno che ti trascina, perché come parlava prima Michele, io ti posso garantire che ci sono stati degli anni e delle squadre dove la fascia ce l'aveva un giocatore perché aveva più anni di permanenza nella squadra, ma all'interno dello spogliatoio erano altri che gestivano e trascinavano il gruppo. Ma questo è normale, però l'importante è che ci sia sempre qualcuno, uno non basta. Allora, Lautaro Martinez sicuramente non è solo, c'ha qualcun altro, io non so chi perché non sono all'interno dello spogliatoio, però
in uno spogliatoio uno solo non basta. Ma detto questo, questo è un giocatore che comunque, cosa puoi dirgli? Cioè, è un giocatore che a livello di numeri parla il curriculum. Ti dico due numeri, cioè. Giacomo, ottavo nella classifica all time dei marcatori dell'Inter, ma il secondo, Altobelli, cioè, se lui starà all'Inter, l'ha detto lo stesso Spillo Altobelli, può superarlo. Che può arrivare a quei 209, oggi è quasi a 130, e l'altra classifica con i 5 gol in Coppa America... è ottavo nella classifica all time degli argentini, anche qua può ambire al secondo posto dietro Messi perché Batistuta è a 55, il terzo e il quarto Agüero e Crespo sono già un po' più vicini. Cioè stiamo parlando di un giocatore, per esempio l'Equipe, che ha parlato del pallone d'oro che oggi si dà non alla fine dell'anno solare ma della stagione, lo ha messo con Vinicius, Carvajal, Rodri, insomma e Bellingham tra i cinque che potranno essere la top 5 del pallone d'oro di quest'anno. Quindi si è consacrato dal punto di vista anche comportamentale, oltre che dei numeri, no, che dice Gianni. Sì, ma a livello di comportamento lui ce l'aveva già all'inizio, io mi ricordo, perché in pratica Lautaro lo seguiamo da quando è arrivato all'Inter. Però fino a quando c'è stato Lukaku, era forse un po' più il riferimento Lukaku nell'attacco dell'Inter. Poi Lautaro, via Lukaku, ma è diventato guarda, lui il riferimento. Vabbè, Michele, questo... Aveva anche 23, 24. No, questo ti devo dire, con Lukaku, nel momento in cui, secondo me, Lukaku e lui si integravano alla perfezione. Quando perché, c'era Conte, parlo io. Sì, sì. Perché è vero, era molto a livello visivo, chi è esterno vedeva molto di più Lukaku. Sì. Ma io, se devo essere sincero, dato che ho avuto la possibilità di allenare, io non guardavo solo Lukaku, guardavo come scambiava la zona di campo e come lì si scambiavano l'1-2 con Lautaro. Sì, sì, perciò, i movimenti che facevano. Allora, no? Secondo me, Lukaku, da quando, parlo dell'Italia, quando è andato via, che è andato a Roma per esempio, non ha mai avuto un compagno di reparto che potesse fare ma quello poi, che faceva Lukaku. Lukaku ha fatto voglio benissimo sentire con anche Lautaro. Gianni, però, un sì, secondo. Gli do solo questo assist, non so se lo vuole cogliere, cioè nel senso che con Lukaku... ha fatto bene Lukaku, con Dzeko ha fatto benissimo Dzeko, con Thuram ha fatto la sua migliore annata, sarà forse che è Lautaro che li fa giocare. Che è Lautaro prima. Che fa giocare bene anche il compagno, è quello no, che ho detto Gianni? Prima. No, guarda, io credo che è talmente bravo Lautaro che sono abbastanza deluso dal fatto che nessuno lo abbia chiesto di queste squadre importanti in Europa. Perché certo non è uno che è passato inosservato, ha fatto 25 gol, capocannoniere, in Coppa America è stato un protagonista assoluto e quindi voglio dire, mi aspettavo davvero che, come beh, ma adesso lo dicevo anche l'altra sera alla fine della trasmissione come battuta, non è adesso solo Lautaro, mi ha abbastanza stupito che quest'anno non ci sia stata una squadra di queste ricche, tra virgolette, che non è venuta c'è a prendere uno dei nostri giocatori. C'è stata Gianni, c'è stata. Come? Ci sono state, ma lì è il discorso che facevamo prima, è stata molto brava la società e il giocatore stesso, perché secondo te non c'è stato nessuno che è andato a chiedere Lautaro, ci sono state le squadre che hanno chiesto, infatti... ma il problema è che lì subentra la bravura, bisogna dirlo, della società e del giocatore, perché abbiamo appena finito di parlare adesso, è un giocatore che è un ragazzo intelligente, è un ragazzo di parole, è un ragazzo serio, perciò nel momento in cui è stato richiesto sono rimbalzati, nel gergo calcistico, tutti, perché sia la società che il giocatore, che in questo caso Lautaro, erano compatti su quello che si erano detti. Certo. Perciò le squadre ci sono state, Gianni. Per esempio una. No, beh, ma infatti mi avrebbe. Complimenti all'Inter che è riuscito a tenere, diciamo, celata no, questa Lautaro notizia. È stato bravo. Effettivamente. Come? È stato bravo anche Lautaro. È chiaro Gianni. Che la volontà poi soprattutto sì, no, è stata Lautaro sua. Sicuramente no? Non avrà avuto, diciamo, una proposta che lo abbia, diciamo, incuriosito o accattivato più di tanto. Lui si trova molto bene all'Inter, è stimato, è ben voluto, è ben pagato e tutto, per cui. Io credo che abbia fatto molto bene a rimanere all'Inter. Certo, ecco, ribadisco, forse complimenti appunto alla società se è riuscita a non far uscire questa notizia, perché obiettivamente durante l'estate non se ne è parlato, non ho sentito nessuno che abbia detto beh, c'è Lautaro che certo. Probabilmente ha avuto un'offerta che ha rifiutato. Però Gianni, ecco. Ti ricordi i giorni in cui il suo agente uscì alla scoperta, disse che voleva essere... messo alla pari dei vari Haaland, Mbappé, eccetera. Quanto prenderà Michele? Prenderà tra i 9 e 9 e mezzo più bonus, alcuni un po' più facili. Quindi siamo a livello però, diciamo, in diciamo Italia... Diciamo va in doppia cifra con i bonus esatto, facili. Cioè come Osimhen, uno stipendio, sì, diciamo che siamo al stipendio top in Serie A. È uno stipendio da Premier League, eh? È uno stipendio da Premier League, quindi giustamente ha fatto bene a rimanere all'Inter sicuramente. Sì, anche a me piace tantissimo, Come tutti i giocatori argentini, ragazzi, hanno qualcosa in più.
Io sono innamorato dei brasiliani perché mi piace il calcio champagne alla Ronaldinho, però obiettivamente la grinta e la determinazione che hanno gli argentini, i sudamericani se li sono gli altri. No, però già posso dirti, scusa Michele, velocemente, ci sono state le squadre che l'hanno cercato, che poi sono rimbalzate, come ho detto prima, e gli davano di più, gli avevano offerto di più. L'ingaggio più alto. Gli avevano dato un ingaggio più alto, però il discorso è sempre quello che dicevamo prima. Noi non facciamo mai complimenti quando sono da fare. Secondo me in questo caso al giocatore, perché poi lui è quello che determina tutto, ma anche alla società. Perciò sia la società che il giocatore, devo dire che sono stati molto bravi a tenere distante gli acquirenti. Anche perché c'è stato un periodo in cui il clima non era serenissimo, quando parlava la gente, no? 3-4, è stata una due settimana... tre dichiarazioni, no? Sì, che facevano pensare quasi a una rottura. Ma tra l'altro, e invece non il era suo così. Compagno o antagonista di nazionale, Julian Alvarez, quest'estate è uscito allo scoperto perché con Haaland sei o riserva o non giochi sempre. Lui ha giocato sempre, quasi sempre, però ha detto non tutti i big match. Guardiola ha detto tutti vorrebbero giocare i big match. Allora, Lautaro nell'Inter ha un ruolo centrale, il riferimento e il protagonista. Julian Alvarez, che era un Manchester City, c'è Haaland. E adesso ha scelto l'Atletico Madrid, dove può essere anche lui un riferimento. Allora, quelle società a cui faceva riferimento Gianni, cioè il Real Madrid prende Mbappé, il Bayern Monaco ha Kane. Le offerte per Lautaro dall'Inghilterra, se ti chiama l'Arsenal, il Tottenham, oggi non è, o il Chelsea stesso che non fa le coppe. Tu dici allora resta all'Inter. Capito? Non è così. Se lui, il pericolo forse poteva essere Parigi, però oggi Paris Saint-Germain è pieno di giocatori, di esuberi, cerco Osimhen, cioè una situazione, poi un campionato che non è la Premier, e quindi Lautaro ha voluto anche, perché quando il papà, tra l'altro, gli hanno fatto un'intervista a fine campionato e parlava del carattere del figlio, che gli piace, cioè questo ruolo se l'è conquistato negli anni e gli piace. Magari ci sono giocatori che mettono al primo posto lo stipendio più alto possibile e ho un capitano, non capitano, vado. Cioè, no, in questo caso invece lui è uno che gli piace essere il riferimento. Gianni? Scusa Michele, stando così le cose, allora capisco la citazione che ha fatto prima Giacomo quando ha fatto il paragone di Zanetti, e diventa una bandiera dell'Inter, e fino al meno male che c'è qualche giocatore ancora che ha un senso di appartenenza, che fa una scelta di qualità e non solo economica. Evviva questi giocatori. Su questo Gianni io ti dico che allora Lautaro è stato diverso da Skriniar, diverso da altri, perché non ha mai detto io resto la vita all'Inter, ha sempre detto nel calcio non possiamo dire sto bene, la mia città, tra l'altro l'unico che l'ha detto è l'unico che è rimasto però la sincerità però è stata sempre apprezzata. Lui con la moglie si trova bene a Milano, hanno aperto dei locali, quindi comunque si trova bene anche nella città, però non ha detto io resto sicuro. C'è stata una trattativa, alla fine si sono venuti incontro, perché lui passa comunque da 6 a 9, 9 e mezzo più bonus, che per l'Inter comunque non è l'Inter, non è il Real Madrid come fatturato, quindi è comunque uno sforzo. Si sono venuti incontro e alla fine hanno fatto questa scelta. Però io sul futuro, Gianni, non mi sento di dire che oggi un giocatore che è in Italia, anche se il contratto fino al 2029 rimane. L'unica volta che Lautaro ha vacillato, se vi ricordate, è stato quando pre-pandemia Messi e il Barcellona, e lì c'era anche, diciamo, il richiamo dell'Argentina e di giocare in coppia in nazionale e nel Barcellona. Il Barcellona avrebbe dovuto pagare la clausola 111, scoppia la pandemia, salta tutto perché il Barcellona voleva pagare con i giocatori e non più cash, e quindi da lì poi poco alla volta Lautaro si prende sempre di più il suo spazio fino a diventare oggi il capitano e il punto di riferimento.